Il 26 di giugno del 1983 la 'ndrangheta e la mafia uccidevano il procuratore Bruno Caccia. Noi abbiamo deciso ogni 26 di giugno di ricordare questo grande uomo, la sua opera e il suo impegno. Armonia mette insieme cultura, mette insieme educazione, mette insieme la possibilità concreta di sconfiggere le mafie in un bene confiscato e mette insieme la memoria di coloro che hanno perso la vita per questa guerra di mafia. Per anni è stato il simbolo della potenza 'ndranghetista in Piemonte. Oggi, invece, è un luogo che la cittadinanza può vivere, incontrandosi per ascoltare dell'ottima musica, vedere una mostra di quadri, cenare al tramonto tra le splendide colline del Monferrato. Tutto questo è oggi possibile in Cascina Caccia, bene confiscato alle mafie, che in questi giorni ospita il festival artistico-musicale Armonia, arrivato ormai alla terza edizione. La Tre Giorni, organizzata grazie alla collaborazione tra Libera, il Conservatorio Verdi di Torino e l'Istituto di Arti Bianche Beccari, vuole essere la dimostrazione di come l'arte possa essere strumento di contrasto alle mafie. Abbiamo scelto di iniziare la prima serata con musicisti del Conservatorio di Torino. Aprirà infatti la rassegna un quartetto di giovani musicisti, di giovani archi, e chiuderà la prima serata un quartetto di percussionisti molto talentuosi e molto bravi, gli Out of Time, che sono tra i maggiori talenti del Conservatorio in questo momento. Libera rappresenta per noi una grande forma di libertà, diciamo. Infatti le sue battaglie che fa ogni giorno sono secondo noi molto importanti e per questo siamo molto onorati e contenti di essere qui stasera a rappresentare il Conservatorio. Siamo tutti e quattro allievi del Conservatorio Giuseppe Verdi. Per noi è una bellissima esperienza e un onore poter suonare qui. E tutti noi conosciamo l'Associazione Libera fin dal liceo con la loro presenza nelle scuole e il coinvolgimento dei giovani e quindi adesso poter partecipare attivamente è una bellissima soddisfazione. La difesa della bellezza, del bene comune, lo stimolo a non far prevalere rassegnazione e omertà sono elementi fondanti della lotta ad ogni forma di illegalità. Armonia vi aspetta questa sera con l'esibizione di Luca Riello, rapper e cantautore napoletano che vede la musica come ruvida poesia di impegno civile.